guys, io sono Shen e benvenuti a un nuovo mini let's play. Oggi siamo su un gioco di Steam che è uscito da pochissimo tempo, è free to play ed è una mod di Half-Life. Il suo nome è Stranger at All. Non perdiamo tempo, iniziamo subito la nostra avventura con il capitolo 1. Per logica, cioè dobbiamo iniziare dall'inizio, iniziamo dal capitolo 1. Potremmo iniziare dal capitolo 3, ma non avrebbe senso la cosa, quindi noi iniziamo dal capitolo 1. C'è un bellissimo caricamento in corso che francamente potevano farlo un po' più carino, ma vabbè, anche delle inutili tacchette sullo schermo possono andare bene. Il problema è che non sappiamo quando finisce. Ok. Estranger, ok, Estranger, atto 1 di Estranger. Oh, what the fuck? Okay. Ah, sono già in game. Rispondi alla radio, pronto? Hello? Vabbè. If anyone can hear, c'è qualcuno in ascolto? Il mio nome è Jonathan Darrell e mi serve aiuto. I need help. No, non ti aiuterò. Queste cose hanno preso il controllo dell'isola. A chiunque sia in ascolto, vi prego, ho dei rifornimenti, ma... Questo è un messaggio automatico da Arque Corporation. Si è verificata la violazione di sicurezza. Il coprifuoco obbligatorio è in atto. What the fuck? Perché è esploso tutto in aria e tipo lo schermo che sembra uno degli anni... Ah, sto affogando. Ok. Allora, intanto facciamo un piccolo commento sulla grafica. Davvero carina. Ma seriamente, mi piace molto questo stile grafico. Il motore è sicuramente Source. Tanto adesso parleranno tutti quanti i creatori. La cassa. Voglio la mia porta gun. Datemi la mia porta gun. Oppure una gravity gun. Boh, fortunatamente c'è ancora il bellissimo jumpy di Half-Life. Jumpy. Intanto notare ancora che poi tutti gli sviluppatori in basso. Allora, credo che devo seguire la freccia. Io me ne sto sbattendo abbastanza il catapranzi della freccia. Ok, buongiorno. E c'è una Coca-Cola. Fanculo la Coca-Cola. Shipping permit blue. Ok. Tenete la vostra bellissima Coca-Cola, tenete. Ok, non so dove è finita, ma non importa. Ok, qua c'è della robaccia, via. Via. Ovviamente la porta non si apre. Questa nemmeno, qua c'è una scala che porta sul soffitto. Capitano ovvio. Ma si è abbassato da solo o... Ah sì, si è abbassato da solo. Tu vai via. Mattoni. Facciamoli cadere. Nope, non dovevo cadere io. Fuck. Allora, dicevo, torniamo a dove eravamo rimasti. E andiamo magari un pochino avanti invece di perderci in inutili chiacchiere. Allora, c'è una barca praticamente sfondata. È il che non mi serve a nulla. Non sto capendo dove potrei andare. No, seriamente non sto capendo dove potrei andare. Allora, qua c'è una inutile scatola. Via. E ok. Ah, ok, devo prendere il bellissimo coso. Qua il mattone. Dare il vetro. Posso fondare anche questo? No. Boh, e noi entriamo da qui, perché noi siamo molto ribelli. Ah, ecco cosa che bloccava la porta. Apriti porta. Perfetto. Allora, abbiamo latte avariato. Una specie di miniatura del faro. Miniatura, insomma. La potenza della tazzina. Vai, tazzina! Cioè, avete mai visto una tazzina così potente? È per aprire le porte. Guarda, non l'avrei mai detto. Se non me l'avessi detto... Please don't block the door, thanks. Beh,
Evidentemente qualcuno non ha letto quel cartello. Cosa c'è? Perché non si apre? Ah, è vero, si è bloccato anche dall'altra parte. Vabbè, amen. Cos'è? Televisore? Il GPS? Vabbè, non importa. Andiamo avanti. Qua c'è dell'acqua. L'osservatorio. What the fuck? Cos'è? Era un gabbiano? Boh, mi pare che era un gabbiano. Qui torniamo a giumpare come dei deficienti. Qua c'è il faro, ok. Sempre in prima linea per le notizie, lo sport, lo spettacolo, gli affari, il gossip, il cruciverba, il tuo giornale, la tua vita. Wentworth Herald, faro chiuso, il faro che sporge dalla riva a Renton verrà chiuso ufficialmente dal sindaco locale, John Mann, in seguito delle indagini portate avanti dalla guardia costiera. Siamo sicuri che la cosa non inciderà molto sul traffico marittimo, ha commentato Bill Hayak, del centro di ricerca del traffico costiero. Se un tempo si potevano ancora scorgere le navi cargo al largo di Renton, ora è solo storia vecchia. Ma quando hanno cambiato le rotte dalla terraferma? Ha aggiunto. Nelle interviste il sindaco si è rifiutato di esprimere commenti finché non avrei lasciato una dichiarazione ufficiale in merito alla chiusura del faro. Sono troppi pochi! Quelli che salpano... No, ok, ho fatto un fail. Continua, pagina 7, è iniziata la gara d'ascolto. La gara di spaventapasseri locale. Ah, hanno perso anche un gatto. E ok. No, perché l'hai buttato via? Non posso raccoglierlo. What the fuck? Vabbè, il giornale che sa galleggiare sull'acqua. Questa è nuova. Non mi interessava sapere lo zoom. Perché fra l'altro non c'è nulla di interessante da te. Credo che abbia perso la marmitta. Posso rubare l'auto? Ma anche no. Qua serve qualcosa? Lucchetto, non posso passare. Ovviamente. Space, salta. No, non l'avrei mai detto. È da un'ora che sto saltando come... Scusa, perché dovrei raccogliere oggetto quando posso semplicemente fare così? Fucking logic. Ok, continuiamo a saltellare come delle lepri in calore. Senza una meta precisa. E una meta ce l'abbiamo. Avanzare. Ma fino a dove? Credo che bisogna andare di qua. Visto che la costa finisce e qua iniziamo ad andare nell'entroterra. C'è qualcuno? La mia nave si è appena schiantata sugli scogli perché sono un pirla e qualcuno non aggiusta il faro. Hey, are you okay down there? Insomma, no, non salgo. Non ci penso neanche di salire. Hai appena sparato a quest'uomo e io dovrei fidarmi di te? Mi pigli per il culo? No, giusto per sapere. I run into a bit of trouble, so, ho avuto qualche problemino qua su, perdona il macello. No, perdona il macello un cazzo. Era la tua barca, a parte che era una nave. Let's get inside. Di cosa? Di come? Perché? Di te non mi fido, sappilo. No, vai avanti tu. Vai avanti tu! Ma perché devo andare avanti That's prima? Some interesting parking, by the way. I'm John. John Darrell. John Darrell. Ok, John. Tu mi stai sul cazzo a prescindere, sappilo, da subito, Mi stai sul cazzo. John, perché è pieno di cadaveri? No, giusto per saperlo. I'm sorry you had to crash here of all places. The allora, giusto per farvelo sapere, questo qua è un oggetto di un achievement che dovremmo portarlo fino alla fine del gioco. Ma io non lo farò. That's when this happened. I was attacked after I managed to get a message out, but a company called ARC are blocking all communications. Sì, chiamata ARC sta bloccando tutte le comunicazioni con un dannatissimo messaggio di coprifuoco, ok. Quindi però non mi hai ancora spiegato che cosa è successo. I don't need it anymore. You need to make your own way though. Go out of the back door. It'll take you to a okay. river. Follow the river to the nature reserve. And then you can follow the rails into Wentworth. I'm Wentworth. Sure that's where it's coming from.
Ah, ok, grazie. Adesso ho una pistola con 8 fottuti colpi, però io mi prendo anche la tua chitarra perché mi piace. Go, I came here with my wife and daughter on holiday okay. 3 months ago. Around the time this began. We got separated, but please, if you find them, keep them safe. Do what I couldn't. Ok, se troverò tua moglie e tua figlia, forse le aiuterò e forse le salverò. Oh, finalmente un po' di cibo, era ora. Allora, ragioniamo un secondo. Quel tipo ha appena ammazzato un po' di persone. E il perché non lo sappiamo. Ci ha dato la sua fottuta pistola e il perché per aiutarci. Ma perché ci vuole aiutare? Perché vuole che troviamo la sua Allora, qua sopra c'è una torcia. Questo qua è un altro achievement, quello di non prendere nessuna torcia. Ma gli ripeto che gli achievement non me ne frega una sega. Ah, va anche ad energia questa merda di torcia. Ok, forse facevo prima a non prenderla proprio. E io qua come dovrei passare? Ah, c'è la fregatura. Ok, però un po' di musica di sottofondo potevano anche mettercela in questo gioco. Ok, questo non è divertente. Non l'ho ancora giocato questo gioco e dico, potreste mettere la musica e fare la musica. Seems legit. Allora, facciamo una cosa che non dovremmo mai fare. Seguiamo la corrente nel vero senso della parola. Ok, siamo arrivati fin qua. Ma noi siamo degli esploratori, quindi andremo anche qua giù, sapendo benissimo che non c'è un cazzo. Ovviamente. A parte che, c'è, francamente, i turpiloqui potrei evitarli, porca puttana. Allora. Avanziamo, saltellando come una lepre. Caricamento. Un bellissimo caricamento che francamente potevano anche evitare di mettere. Perché mettere i caricamenti nei giochi? Soprattutto in certi giochi, non c'è bisogno di caricamenti. Tipo Half-Life, ha avuto dei caricamenti? Li hai mai avuti? Sì. Ah, finalmente abbiamo caricato. E continua la nostra avventura. Abbiamo una pistola che non ci serve a niente. Ultima volta che ho detto la frase è partita la musica. Adesso scommetto che mi aprirà un mostro che dovrò sparare. Invece noi ci sediamo qui e guardiamo il lago. No, non credo sia così divertente. Beh, forse sì. Sì, boh, le barche che si muovono. Perché le tocco. 1, 2, 3. Buon Natale a te. Sono... Cosa cazzo è stato? Buongiorno. Come va? Yes! Una Coca-Cola. Viva le Coca-Cola. Sì, un altro cimento del gioco è trovare i 5 distributori e sparare fuori tutto quello che hanno. Ok, credo di aver fatto un danno adesso. Cosa c'è qua? Oh, munizioni, buono. Molto buono. Boh, io rompo piatti soltanto passando, ma vabbè. Dettagli. Ok, allora. Credo che qui... Oh, wow, wow, wow! Wow! Amico! Che problema c'ha? Che brutta faccia, madonna. Che brutta faccia. Ok, devo andare di qua. O devo andare di là? Bella domanda. Allora, andiamo a vedere prima di qua. Tanto di là abbiamo già visto che si può andare. Di qua si può andare? Non si può andare. Ok. Quindi, prima di andare di là,
do un ultimo sguardo qua dentro, perché ho sempre letto negli achievement che si dovrebbe staccare la corrente. Volendo, si potrebbe staccare la corrente. Questo è un frigo. Oh, ma perché mi sto perdendo in queste cavolate di achievement, compagnia bella? Andiamo avanti con l'avventura, che quello è divertente. Abbiamo anche appena ucciso il primo individuo di tutto il gioco. Il primo mostriciattolo. No, sei serio? Che morte di merda. Che cos'era? Allora, si ricarico per due colpi? No, ok. In molti giochi sapete che ricarichi e perdi colpi che avevi nel caricatore. Olè! Ci hai provato, amico. Ma uno stop non mi ferma. Bondi. No. No, non volevo la sedia, volevi proiettare. No! Non il piatto, i colpi. Grazie. Tu vai a cagare, radio. Ok, allora. Ho un bel po' di colpi, quindi devo riuscire a tenere a bada un bel po' di creature. Allora, o c'è uno qua dietro, o c'è uno lì dentro. E ovviamente è qua dentro. C'è nessuno. Oh, affanculo. Mi ha anche colpito, infame balordo. Ah, quindi sono entrato qua dentro per nulla, perché non c'è nulla. Bello. Aia. Ok, è il momento di passare qua sotto. Olè. Ovviamente si è chiuso. Allora, cosa facciamo? Esploriamo prima il piano terra o saliamo subito? Esploriamo prima il piano terra. Questo dovrebbe essere un vagone ferroviario, in teoria. In teoria. Qua non c'è niente. La musica... Io ho sentito pedo. Ok, non c'è nulla. Quindi saliamo su. Cioè, mi sembra la musica di Madre Natura di Ciao Darwin. Ok, siamo arrivati qua. Ok. Qua non mi pare che funzioni nulla. Bondi. Ah, un'altra torcia. E quindi io cosa dovrei fare? Non ho capito. A parte rompere il computer, perché è divertente. Questa dovrebbe essere la tastiera. Allora, qua. No, giuro, non sto capendo cosa dovrei fare. No, veramente, cosa dovrei fare qua? Non mi pare che funzionino. A parte che ho appena sprecato tre proiettili, mi sa, inutilmente. Qua non c'è nulla. Qua non c'è nulla, a parte la torcia che ho trovato lì. Qua ci sono delle inutili casse. Mo. C'è quell'oggetto laggiù che rimane illuminato anche se spengo la torcia. Che voglia significare qualcosa? Allora, portiamoci via le casse che sono di sopra, che magari potrebbero servirci sotto. Io sono convinto che devo raggiungere quell'oggetto là. Sono convintissimo. Però tu vai giù. Tu... No, no, la porta, la cassa volevo. Tu, cassa, vai giù. Sperando che non ti sei rotta, se no ho fatto una epic figura di merda. Tu, cassa! Non computer, cassa! Riusciamo a collaborare un pochino? Cassa, collabora! Ok, allora, è il momento di creare un ponticello.
Ok. Credo che questo ponticello deve essere costruito un po' meglio. Allora, una qua. La seconda la mettiamo così, così noi con questo qua saliamo, con questo saliamo qua e le casse cadono. Allora, è tutta una questione di equilibrio. Cos'è sto coso? Allora, non era proprio il mio piano, ma ok. Tu vai qua, dritta, dritta. Tu vieni e ti metti qua sopra. Perfetto. E non credo sia così difficile. Casse, collaborate un po'. Ok. Ok, questo oggetto non serve a niente. Ok. Quindi sono venuto qua sopra per nulla? Evidentemente sì. Ok, non so assolutamente che cosa devo fare. Allora, so che c'è qualcosa che qua serve. Main power, track power, door power. Qua non mi pare di vedere niente che mi possa servire. E mi sono tra l'altro pure incastrato. Ok. Poi qua non si può entrare perché l'abbiamo già capito. Qua sotto non c'è nulla. Almeno credo. No, non mi pare ci sia nulla. Vediamo cosa devo fare. Ottima domanda, ottima domanda. Non ne ho la più fottuta pallida idea. Aiaiai. Una grata. Sì, boh, una texture inutile. Di una inutile grata. Vabbè. Ok, qua c'è un vetro. Oh, non c'è verso, eh. Oh, io proprio non capisco cosa dovrei fare. Non capisco. Cosa c'entra la sedia? Ho detto per caso prendi in mano la sedia? No, non l'ho mai detto. Ok ragazzi, allora interrompiamo qui il primo episodio perché ne sto iniziando ad uscire matto, nel vero senso era proprio matto, perché non sto capendo cosa dovrei fare. E noi ci vediamo nel prossimo episodio dove magari spero di capirci qualcosa di meglio, magari mi suggerite voi qualche idea su come andare avanti. Quindi da Shen è tutto, alla prossima, bye bye, ciao! Aspetta, come si salva? Ecco! Yeah.